Buongiorno a tutti da un panorama romano, come vedete il nostro carissimo e graditissimo Colosseo ed invidiato in tutto il mondo. Siamo per il nostro classico approfondimento teatrale con il nostro Fabrizio Romagnoli. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao Donato, ciao, un saluto a te come sempre a tutti i nostri telespettatori. Eccoci. Cominciano sempre di più ad apprezzarci, che comunque vedo che di volta in volta aumentano anche a livello di numero, di Sì, seguito. sì, sì. Beh, noi ci diamo molto da fare, devo dire, con molta passione e si va in giro per i teatri di Roma. Noi seguiamo su Roma, come tutti sanno, e devo dire che è un servizio, posso chiamarlo così, che sta dando i suoi frutti, perché stiamo cercando di portare gente a teatro e sento dire che, ah, ho sentito la video recensione, quindi sì, vado a vedere lo spettacolo. È molto importante. Questo mi fa un gran piacere, anche perché oggi alla nostra decima puntata, se non erro, debuttiamo con il musical. È il primo musical che siamo andati a vedere, giusto? Sì, è il primo musical. Tra l'altro, il titolo è tutto un programma. Diciamo che già Sì. lì stuzzica le fantasie perché Stuzzica uno l'appetito. appuntamento al buio. Appuntamento al buio, che è la versione italiana, diciamolo subito, del pluriseguito per 2 anni di seguito on Broadway del The First Date, che è praticamente la traduzione primo appuntamento, il primo appuntamento al buio, quindi, no? Senza conoscere. Devo dire che voglio subito, subito dire che sono fino al 19 al Teatro Orione, quindi bisogna affrettarsi ad andare a prendere il biglietto al botteghino perché è un musical gradevolissimo, con dei performer veramente, veramente bravi che dovrebbero essere molto famosi in Italia e mi auguro per loro che la fama li raggiunga perché hanno tutte le qualità ad hoc per essere dei bravissimi performer. Sono dei bravi cantanti, sono dei bravi attori e si muovono veramente bene, cioè riempiono le coreografie create ad hoc per loro. Guarda, veramente passo subito a dare i nomi del cast perché ci tengo in modo particolare. Allora, c'è Laura Galigani e Antonio Orler che sono i protagonisti, diciamo, di questo spettacolo, come spiegherò il perché. Poi c'è Silvia Di Stefano, c'è Fabrizio Checcacci, Alessandro Arcodia, Luciano Guerra e Laura Puccini. Sono in sette. Lo spettacolo è molto molto bello perché? Perché ci dà una lettura parallela, una lettura doppia. Quindi noi che cosa vediamo? Vediamo questo appuntamento al buio di questi due personaggi, due protagonisti, appunto Laura Galigani e Antonio Orler, che praticamente si incontrano al loro è stato organizzato dalla sorella di lei e dal marito della sorella di lei, che è un compagno, un collega di appunto di questo personaggio che si chiama Mike, appunto Antonio Orler. E praticamente si ritrovano dentro questo ristorante in una New York che si sente l'odore nelle parole, si sente proprio la presenza di questa New York. Non Devo dire che non è stato così importante trasportarlo in Italia o ovunque esso possa essere fatto, perché comunque avviene sempre allo stesso modo, qualsiasi posto tu vada, l'appuntamento al buio è quello, due persone che non si conoscono, a cui viene organizzato appunto questo incontro. E che succede? Gli altri cinque avventori, compreso il cameriere di questo ristorante, un cameriere molto colorito, molto bello, insomma, forte, una presenza forte, devo dire un bravissimo attore, Fabrizio Checcacci, con una bella voce impostata, mi è piaciuto molto. Loro diventano, qual è la doppia lettura? Che a volte sono gli avventori normali, ma a volte diventano i personaggi dei pensieri di questi due protagonisti. Quindi uno degli avventori diventa l'ex ragazza, una diventa gli ex, i due diventano gli ex ragazzi, poi appare la madre, poi appare la nonna, poi appare il padre. Insomma, c'è tutto questo contorno che portano questa coppia a scoprirsi sempre di più. Una coppia che ovvio è una commedia, quindi si ride, ma lascia molto pensare, devo dire. È per questo che è uno spettacolo da non perdere, questo appuntamento al buio. Questa coppia si conosce fino al punto di dirsi: vabbè, è andata male, siamo amici. Invece, poi, tramite l'onestà, quando viene tirato fuori in balla la vera anima, con questo essere amici, iniziano a parlare in maniera diretta, scoprono di avere un'attrazione fra di loro, un'attrazione che lui se ne va, lei rincorre lui, si ritrovano.
E quindi scoppia questo amore. La cosa meravigliosa è che non c'è pausa, quindi è un'ora e mezzo di spettacolo gradevolissimo, conseguenziale. Devo dire, ovvio dirlo, che sono Eugenio Contenti ha curato l'adattamento del testo italiano perché è importante. Poi Piero Di Blasio è la direzione, la regia e le liriche, ha scritto le parole, insomma, delle canzoni, e la direzione musicale è affidata a Giovanni Maria Lori, che è una mia vecchia conoscenza quando lavoravo con l'Arancia, insomma. E devo dire che è un musical realizzato veramente bene, non, colori in scena, canzoni e cantanti molto bravi, le canzoni spiegano molto bene che sono il continuum, diciamo, quindi il musical classico, cosa importante che io adoro. Quando vado a teatro mi piace vedere dei bravissimi attori, bravissimi cantanti che si sanno muovere molto bene, perché, come ripeto, in tutte le parti del mondo la maggior parte dei musical classici sono fatti da attori che sanno cantare benissimo. Ok? O anche a Beh, il volte, guardi, musical poi sì, è fa. spesso è successo che vengono presi molti ballerini perché venivano pagati un po' meno, sai, storie di questo genere qua, non voglio entrare in polemica, ci mancherebbe. A volte esistono persone che vengono dalla danza e si scoprono dei grandissimi attori e grandissimi cantanti, ma normalmente il percorso è inverso. Qua in Italia è stata fatta un po' una grande confusione. Poi ci sono stati dei casi di bravissimi ballerini e bravissime ballerine che si sono rivelati grandissimi attori e grandissimi cantanti, ma in questo musical quasi, io credo il 90% di loro vengano tutti dalla recitazione e dal canto. Poi c'è qualcuno di loro che si muove meglio, ma tutti sono veramente, veramente dei bravi performer. Devo dire che per questo riallestimento, perché è un riallestimento, è andato in scena anche l'anno scorso, il riallestimento è curato dal Andrea Spina, anche lui un mio carissimo collega, che ha riallestito lo spettacolo su linea originale di Piero Di Blasio. Ecco, devo dire, molto, molto bene. La scenografia è ottima, essenziale, permette allo spettacolo di entrare in qualsiasi teatro. Si può dire che i costumi sono azzeccatissimi perché sono costumi contemporanei, insomma, di una New York, di un'Italia, di un'Europa, di un mondo, sono quelli i costumi, diciamo, all'occidentale. E che altro si può dire di questo spettacolo? Che possiamo dire che tutti i piani di lettura, questi due piani di lettura che coinvolgono il pubblico all'interno dell'anima di questi personaggi, sono fatti in una maniera molto gradevole su due cambi di spazio: uno è dentro al ristorante, uno è al finale, poi è metropolitana che si trasforma, uscita metropolitana, quindi casa di lei. È uno spettacolo veramente gradevole, prova da attori, bravissimi performer con delle bellissime voci. Una cosa che ci tengo a dire è che sono stato accolto dal press office Emilio Sturla Furnò, che io non conoscevo personalmente, mi ha accolto in una maniera splendida dentro al teatro, mi ha accompagnato, mi ha fatto sedere, mi ha fatto fare un piccolo contributo che adesso andremo ad ascoltare, perché ovviamente io ho teatro un'ora prima, questo è un debutto. Sono riuscito a strappare proprio 3 minuti di contributo direttamente dal palcoscenico, quindi in ambiente aperto, c'era chi parlava, si sentono rumori, cose, però ho detto per favore datemi questo contributo, che poi questo rimarrà, perché noi andiamo sul Certo. canale YouTube, rimarrà per sempre, sperando che lo spettacolo poi ne valesse la pena, insomma. Sono felice di aver strappato questo contributo Beh, perché lo in questo spettacolo. caso sei anche andato te all'appuntamento al buio, eh? Sì, assolutamente, Quindi. assolutamente. Guarda, Emilio Sturla Furnò mi ha accolto meravigliosamente, mi ha messo a disposizione tutto quanto. Sono felice di essere andato al Teatro Orione. Ripeto, c'è questo spettacolo fino al 19 febbraio, poi loro vanno anche in tournée, lo dicono nel contributo, fanno altre date. Uno spettacolo che, soprattutto per chi studia musical e per chi è nelle accademie di musical di Roma, consiglio vivamente di andare a vedere. Consiglio vivamente di andare a vedere per avere una serata gradevole, una serata piacevole, ma soprattutto per vedere questi attori e performer che si alternano in tanti caratteri molto differenti, che ballano, cantano, recitano e soprattutto abbracciano il pubblico con un climax molto bello che all'apice devo ammettere, mi sono commosso. Quindi uno spettacolo, appuntamento al buio da non perdere. Caro Ti farei direttore, partire il contributo, giusto? grazie mille a lei.
Ciao Donato, sono qui al Teatro Orione per la prima del musical Appuntamento al Buio e sono con i due protagonisti dello spettacolo. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Allora, la tipica domanda del nostro programma: perché il pubblico dovrebbe venire a vedere il vostro spettacolo? Ok, Appuntamento al Buio è uno spettacolo divertente, emozionante, pieno di brani corali cantati, ballati. È un modo, un ottimo modo per trascorrere una serata semplice, senza pensieri, in compagnia di un gruppo di giovani che vorrebbero trasmettere qualcosa di positivo e di appunto emozionante. In più nel musical ci sono anche, affrontiamo piccoli problemi, piccole problematiche che abbiamo tutti, quindi l'amore, il provare a aprirsi, il cercare l'amore, la perfetta metà, e il rapportarsi con la sorella, i vari problemi all'interno della famiglia. Insomma, Appuntamento al Buio è uno spettacolo per tutti, dove possiamo ridere, divertirsi, commuoversi, quindi si risponde da solo, insomma. Dimmi secondo te perché la gente dovrebbe venire a vedere Ah, lo pure secondo me. spettacolo. D'accordo, Assolutamente, d'accordo, noi perfetto. vogliamo pareri diversi, D'accordo, prego. perfetto. E adesso è Perché tua. dobbiamo... Perché, hai detto tutto tu. Perché? Perché sicuramente, essendo proprio parlando di un appuntamento, di un vero e proprio primo appuntamento fra due persone, sicuramente le persone si ritroveranno in tutto e per tutto quello che succede nello spettacolo. Chiaramente non tutti si ritrovano a cantare e a ballare durante, nella vita reale, però... Sicuramente, esatto, come ha detto anche lei, le tematiche sono assolutamente significative e sono, esatto, tematiche che tutti ci ritroviamo a dover affrontare, esattamente. Bene, voi siete giovanissimi, siete bravissimi, quindi è dopo chiedere quali saranno i vostri successi futuri, quali sono i programmi. Allora, i successi futuri, chi lo sa cosa porterà il futuro, questo non lo sappiamo ancora, però... Allora, una cosa che possiamo così svelare, possiamo dire, beh, siamo fidanzati nella vita, quindi a breve ci sarà un matrimonio, molto bene. Ma a parte questo, comunque sia noi, oltre alla carriera di, comunque, diciamo, performer, esattamente, da parte di entrambi ci sarebbe la volontà di poter prendere la gestione di un teatro e di poter appunto creare i nostri spettacoli, di poter sì, Fare tanti altri video come questo per invitarvi a vedere questi e quegli spettacoli. altri, esattamente. Sapete che questo video rimarrà a vita, Assolutamente, il che mi preoccupa quindi moltissimo, ma il vabbè. fatto di aver pubblicizzato il vostro teatro vi servirà nell'andare degli anni. Assolutamente sì. Un'ultima cosa, questo spettacolo andrà in tournée? Se sì, mi dite le date voi, per favore. Sì, allora, molto bene, aspetta. Allora, beh, intanto noi siamo adesso dal 14 al 19 febbraio al Teatro Orione, a Roma. Poi saremo 24 e 25 24 e maggio. 25 marzo, siamo a Venezia, alla Scuola della Misericordia. Poi siamo il 19 marzo, mi pare. A 100. A 100, molto bene. E poi a A Casciano. Casciana invece il... No, forse... Oddio. Aggiornerò io i vostri fan. Aggiornerà benissimo, Grazie, grazie grazie. veramente e in bocca al lupo per questa sera. Crepi, Crepi il lupo. crepi, Grazie. grazie. Beh, simpaticissimi loro, eh? Bravi, simpatici e si sposeranno veramente. Sono una coppia, ho scoperto. Sono una coppia, sono fidanzati e presto si sposeranno nel loro futuro. Quindi questo fa molto piacere. Ma la cosa bella sono anche loro sono i protagonisti, ovvio, ma è molto corale, nel senso che gli altri personaggi sono tutti in scena, gli altri performer. Sono tutte le gag che vengono fuori da questi caratteri, dal miglior amico forever, dal cameriere. Insomma, è un bello spettacolo, è veramente un bello spettacolo. Posso. Donato, ho visto un po' di tremore nel momento in cui gli hai annunciato che questo sarà un video che rimarrà a vita naturale durante. E Sì. tra l'altro colgo l'occasione per far ricordare ai nostri telespettatori che per le recensioni future di ogni singolo spettacolo possono rivolgersi, io le mail non me la ricordo mai, dilla tu. Ufficio stampa chiocciolafabrizioromagnoli.it o scrivere direttamente in redazione al nostro direttore, al titolo, no? Sì, mandandoci anche una breve scheda dello spettacolo che poi Sì.
ovviamente tempo permettendo e nostra disponibilità, perché sto notando, come ti avevo detto, caro Fabrizio, che a lungo andare ci sarebbe stato un surplus di lavoro, ma io Sì, ho beh, fatto noi sempre il mio. abbiamo iniziato con una volta ogni 2 settimane, adesso stiamo andando tutte le settimane, sì. Devo dire che anche questa varietà di spettacoli che andiamo a vedere mi fa molto piacere, perché sì, io vengo dalla recitazione, ma ho sempre i miei 16 anni di musical sulle spalle, quindi vedere questo musical non ti nego che mi ha fatto venire una voglia pazza di tornare in scena con il musical, che è una cosa che ho chiuso dopo il Cats, insomma, dei primi del 2000, ecco. Tu lì recitavi in lingua tedesca o sbaglio? Tedesco, No, tedesco, sì, tedesco. tedesco. Adesso mo ti vede nell'avventura greca? Vabbè, adesso vado a recitare in greco, quindi ti ho detto tutto, però lì recitavo, cantavo, ballavo, insomma, poi il mio amore è stato sempre la recitazione, il cinema, la televisione, il teatro, quindi sono tornato a quello che era il mio amore, ma per mangiare, per vivere, ho fatto 16 anni di musical, che sono tanti, quindi andare a vedere questo musical mi ha un po' smosso tantissime cose, diciamo. Poi ho incontrato tanti colleghi che erano lì in sala, il Teatro Rione, il nuovo Teatro Rione, un teatro bello, è un teatro assolutamente da rivalutare, nel senso che è leggermente decentrato perché è sull'Appia, ma ha un vasto parcheggio, quindi è un teatro comodissimo. A me è sempre piaciuto, a prescindere comunque. Loro saranno lì fino al 19 febbraio con Appuntamento al Buio e sono Laura Galigani, Antonio Orler, Silvia Di Stefano, Fabrizio Checcacci, Alessandro Arcodia, Luciano Guerra, Laura Puccini. Qualcuno non ne abbia male se ho sbagliato qualche accento di nome o cognome, ma capita perché spero diventeranno miei amici. Per ora sono dei bravissimi performer che ho avuto l'onore e la gioia di conoscere, insomma, bravi, bravi, bravi. Grazie ancora Fabrizio, noi siamo ormai ai saluti, alle battute finali. Io ti do l'appuntamento a questo punto alla prossima settimana, perché tanto Sì. ormai abbiamo già l'agenda piena, quindi mi tocca un po' correre, però questo lo facciamo molto piacevolmente perché comunque il fine è quello di far tornare a riappassionare la gente, il pubblico, ai teatri, perché ricordiamoci, prima della televisione c'era il teatro, quindi Sì, di conseguenza. È assolutamente, quella, è, verissimo. deve venire, non deve venire meno questo punto cardine della nostra cultura italiana, poi dall'altro. Assolutamente. Grazie, direttore. Grazie ancora Grazie. Fabrizio, alla prossima. Alla prossima, ciao direttore, grazie.